Ecco, questa sera è veramente con un gran piacere che presentiamo questo libro di Salvatore Minolfi, Le origini della guerra russo-ucraina, la crisi della globalizzazione e il ritorno della competizione strategica. Allora, intanto vi devo subito confessare un sentimento di invidia nei confronti di Minolfi. Pubblicare un libro è tra le prime presentazioni, perché il libro è recente, no? Magari c'è stata qualche altra presentazione. Avere come discussant e presentatori Rita De Leo e Beppe Vacca, beh, io lo invidio effettivamente, perché fosse capitata a me una cosa di questo genere, quando magari avevo qualche decennio o tanti decenni in meno, sei stato felicissimo. Credo che Minolfi condividerà questa felicità. Il primo carattere e la prima ragione per cui la Fondazione Basso si interessa, come tutte le persone sensibili e tutte le associazioni in linea con i tempi, a questo argomento è che la guerra ucraino-russa, per così dire, ha normalizzato la guerra. Noi fino a 2 anni fa parlavamo di guerra, ma pensavamo a cose lontane. Adesso parliamo di guerra e abbiamo gli stessi riflessi che i nostri padri, i nostri nonni avevano quando si parlava di guerra. Come una cosa possibile, come una cosa prossima, come una cosa che è in atto in Europa e che può, da un momento all'altro, assumere proporzioni smisurate. Questo è un giornale di oggi, tutti i giornali sono pieni di questo missile russo che minaccia la NATO, sfiorando Zelensky e il premier greco. Non c'è nessun elemento per ritenere che sia stato fatto apposta. Anche perché la visita era un po' occulta e a sorpresa, ma c'è un elemento per confermare che da un momento all'altro un incidente qualsiasi, un errore qualsiasi, fa sfuggire di mano la situazione a tutti, ai responsabili e ai meno responsabili, ai prudenti e agli imprudenti, o a chi addirittura fa un azzardo. Termine questo azzardo che ricorre, non mi ricordo se 2 o 3 volte nel libro di Minolfi, qualche volta con riferimento alla politica, diciamo, dell'impero d'Occidente, e qualche volta con riferimento direttamente a Putin, anzi ricordo pure come si colloca l'azzardo fatto nel 2014 con l'annessione della Crimea che gli ha tolto tutte le possibili agibilità anche di diritto internazionale, compromettendo una serie di opzioni e rendendo quasi obbligato per sé e per la Russia ciò che è successo da quel momento in poi. Il libro è un libro di analisi critica delle politiche, delle azioni, delle dichiarazioni dei diversi attori e cerca di coglierne implicazioni e prospettive, ovviamente al di là della rispettiva retorica propagandistica. Ecco, un altro merito di questo libro è la gioia, credo per tutte e tre che lo presentiamo. È che in una situazione in cui, dopo 2 anni di inizio di guerra, in Italia ancora si discute con una logica, con una cultura fortemente bellicista e schierata, e chiunque osi mettere in discussione il verbo ufficiale rischia di passare niente meno che per amico di Putin, anche quando per tutta la vita è stato mille miglia lontano di Putin, dà il segno,
del manicheismo culturale che oggi regna in Europa e fra i paesi di Europa, credo in modo più accentuato proprio in Italia, anche per la contestuale andata al governo di una maggioranza di destra. Ecco, nel libro di Midolfi si ripercorre la storia di 30 anni e dal punto di vista dell'evoluzione degli Stati Uniti, della NATO, dell'Unione Europea, soprattutto con l'allargamento verso i paesi dell'est e il condizionamento piuttosto incisivo che alcuni paesi dell'est hanno portato nella stessa politica dell'Unione Europea. Basti pensare che l'inserimento nell'Unione Europea della Polonia ha cambiato completamente l'asse della politica verso la Russia e anche chi sino alla fine ha resistito a questo cambio, vedi la Merkel e vedi la Germania, alla fine con le buone o con le cattive, e tra le cattive ci metto l'esplosione che ha fatto saltare lo Nord Stream 2, che ancora non si sa, o meglio, ancora non sono stati individuati i diretti responsabili, ma se uno legge con attenzione il libro di Minolfi e intravede quanto il Nord Stream 2 è stato decisivo per la politica americana di apertura all'Ucraina e di inserimento, visto che l'Unione non si decideva ad aprire, proprio per le resistenze tedesche e un po' francesi, ad aprire la porta della NATO all'Ucraina, alla fine, dice Minolfi, così intitola uno degli ultimi capitoli, la mossa del cavallo. E se l'Ucraina non entra nella NATO, vuol dire che noi, Stati Uniti, entriamo direttamente con le nostre armi, con i nostri consulenti, con i nostri addestratori, direttamente in Ucraina, che è esattamente quello che è accaduto. Anche se si camuffa in modi molto diversi. E risulta veramente molto provinciale il dibattito manicheo italiano su chi ha i valori dell'Occidente, chi lavora per questi valori e chi invece sta dalla parte dei brutti e dei cattivi. Beh, andare a vedere le fonti che ha consultato Minolfi, che non è che parlano semplicemente di oppositori dell'egemonia americana. Sono fonti di consulenti, fonti ufficiali americane del Dipartimento dell'Esercito, think tank che lavorano per le varie amministrazioni, in cui risulta chiarissimamente che cosa bisognerebbe fare, quali erano certo i rischi, e tuttavia, qual era la necessità di affrontare questi rischi per andare in una certa direzione? Dibattito che si è accentuato in America negli ultimi tempi, perché proprio intorno al 2021, dice Minolfi, dando documentazione, si è acceso un grande dibattito e si è individuato quel periodo 2021 come una data spartiacque, così come fu il 45, dopo la Seconda Guerra Mondiale, così come è stato il 1989, con la fine della Guerra Fredda per il crollo dell'Unione Sovietica, e una prospettiva di ordine del mondo sotto un'egemonia unipolare degli Stati Uniti. Non i socialisti, i comunisti che non esistono più, o comunque gli oppositori, ma fior di consulenti americani, consulenti delle amministrazioni, e anzi spesso di più amministrazioni in modo trasversale, hanno individuato la necessità di
che bisognasse per gli Stati Uniti cambiare rotta, perché se fino a ieri si poteva discutere di un mondo non tutto allineato dietro la egemonia della superpotenza americana, oggi si deve prendere atto che c'è mezzo mondo, se non di più, che contesta non solo l'egemonia degli Stati Uniti, ma contesta l'egemonia dei valori occidentali, soprattutto, aggiungo io, quando questi valori occidentali sono la copertura, quella che va sotto il nome di diffusione dei diritti umani e della democrazia, diventa poi la esportazione della democrazia, che si può fare in vari modi, ma negli ultimi anni, ecco, vedete, dalla fine, dall'inizio, dall'ultimo decennio del secolo scorso e nei primi 2 decenni di quest'anno, è il nuovo diritto internazionale che è disponibile da parte della potenza egemone, per cui viene utilizzato per dirimere le controversie con le buone o con le cattive, con la persuasione, con lo strangolamento economico o con la forza militare, ma vale per tutti fuorché per la potenza egemone. Ed è singolare che leggere in questo libro, è davvero, guardate che è un libro interessante che vi attira come se fosse un giallo, perché vedete che sono tra l'altro i capitoletti abbastanza brevi, sono 3-4 pagine, ma in 24 capitoletti trovate una ciliegia che mangiate e che vi fa avere voglia immediatamente di andare all'altra ciliegia. C'è a un certo punto un analista americano, di cui non ricordo il nome in questo momento, magari se lo ricorderà Minolfi, che facendo finta di parlare di competitori degli Stati Uniti, a livello alto, la Cina o la Russia, dice, beh, noi, se questi a un certo punto ritenessero di assumere il monopolio del diritto internazionale usato verso tutti per mantenere l'ordine, salvo che verso se stessi, che cosa diremmo? Che questa è una potenza revisionista. In realtà, facendo finta di parlare della Cina e della Russia, quell'analista stava parlando esattamente degli Stati Uniti, perché il diritto internazionale vale per tutti, ma non vale per gli amici stretti. Del resto, quando dicevo prima, normalizzazione della guerra come sistema di risoluzione dei problemi, che è esattamente il contrario di ciò che sta scritto nell'articolo 11 della Costituzione, nell'articolo 52 dello Statuto dell'ONU, non c'è solo Ucraina-Russia, c'è anche Israele-Palestina. Ciò che sta succedendo in questi mesi terribili e tragici su una popolazione di 2,5 milioni era, non sappiamo adesso a quanto si è ridotta questa popolazione, e in cui il diritto internazionale sembra non valere assolutamente, perché a parte che per 70 anni molte risoluzioni delle Nazioni Unite sono state violate bellamente, pur essendo formalmente vincolanti, ma anche l'ordinanza che ha emesso il Tribunale internazionale degli ADI e delle Nazioni Unite, che dice, vabbè, vedremo se c'è genocidio. Intanto ci pare, dicono quei giudici in quell'ordinanza, che ci sono tutti i presupposti per una prospettazione di questo genere e noi intimiamo le seguenti disposizioni. Sono passati 20 giorni, 25 giorni. Nessuna di quelle disposizioni è stata minimamente eseguita. Anzi, una delle più importanti diceva: non fate morire di fame la gente, e la morte per fame sta diventando numericamente superiore alla morte per bombe. Abbiamo due discussant
di livello eccezionale e chiudo subito. Aggiungo semplicemente che l'ultimo capitolo del libro di Minolfi, Una guerra preventiva o forse due, fa il punto della situazione in cui siamo in questo momento. È un capitolo in cui, al di là della propaganda reciproca, addirittura cita il caso delle accuse americane sul fatto che nel febbraio di 2 anni fa, a livello di confine nel Donbass, c'erano state migliaia di attacchi, quando normalmente erano 60 al mese, e secondo tutti quegli attacchi stavano a dimostrare che l'Ucraina stava bombardando quei territori, e da fonti americane si affermò che in realtà era esattamente il contrario, perché erano gli stessi secessionisti che procuravano quei danni, cioè si sparavano direttamente da solo, insomma. Ecco, siamo arrivati a questo livello di propaganda. E a conclusione del libro giallo, questo capitolo è il più, come dire, quello che dettagliatamente analizza lo sviluppo accelerato della crisi e le azioni e reazioni dei diversi settori nelle settimane precedenti l'invasione. È una narrazione efficacissima, anche proprio dal punto di vista letterario, che dà conto delle mosse tragiche, ma quasi obbligate, in cui diversi attori si erano già calati, costruendo dei binari da cui rispettivamente non potevano uscire. Minolfi parla di un salto nel buio che Putin aveva compiuto nel 2014, che aveva cacciato il suo paese in una via senza alcuna uscita, e d'altro canto analizza la politica americana e soprattutto evidenzia che in quelle azioni, in quegli atti degli americani c'era razionalità strategica, ritorneremo fra un attimo. Ma non c'era nessuna visione su ciò che dopo sarebbe accaduto e su come si governa un mondo dopo la guerra. E quella fase costituente del nuovo ordine mondiale che gli americani vorrebbero, difficilmente potrà realizzarsi se non si mettono sullo stesso tavolo, a livello paritario, i vari soggetti coinvolti nelle varie guerre, oppure l'altra alternativa non può che essere la forza. Ma la forza, da un momento all'altro, lo vedevamo prima con l'incidente di ieri, può portare tutto il mondo in un baratro. Abbiamo detto parlare prima. La professoressa Rita De Leo, che come ci ha detto lei poc'anzi, ha insegnato per anni relazioni internazionali alla Sapienza, ma prima ancora di questo, Molti più anni. per molti più anni, è stata una delle più accreditate studiose italiane della economia e della politica, diciamo del socialismo, ma più concretamente dell'Unione Sovietica. Dell'Unione Sovietica e degli altri paesi, compreso l'Europa orientale e la Cina. No? Io volevo. Dunque, intanto sono molto imbarazzata perché tutto quello di bello che volevo dire è di. Oh, onorare questo signore che mi sta accanto per il libro che ha scritto, l'ha già fatto lui e quindi.
quindi ha ragione lui. Questo è un libro che va letto quasi come un romanzo, non so se giallo, ma quasi come un romanzo, intanto un romanzo politico. Ora, di questo libro la cosa che più mi ha soddisfatto è che Minolfi usa la letteratura americana degli specialisti e la usa con una padronanza veramente rara in Italia e anche in generale. Se noi guardiamo, come mi succede per mestiere, la letteratura straniera, è difficile trovare il realismo politico e la serietà scientifica con cui questo signore, che è qui accanto a me, ha portato avanti questo libro. Io non posso aggiungere altro rispetto a quello che ha detto lui, ma insisto, questo è un libro da leggere con grande soddisfazione. Io invece volevo, non invece, volevo aggiungere due messe a punto, particolari, non particolari, eccetera, deciderete voi. Queste due messe a punto riguardano, uno, che cos'è la power politics in USA, chi la fa e perché. E la seconda riprende quello che è stato detto prima, quali sono le caratteristiche dell'Ucraina? Perché finora noi ci è stata esposta e raccontata come la grande vittima, e grande vittima è naturalmente, però la sua storia e perché si è arrivata a questo punto non ce lo dice, non c'è, generalmente non ci viene detto. Io volevo fare qualche appunto su questo. Però comincio dicendo, secondo me, una cosa che viene solitamente emarginata, e cioè chi sono le elite negli Stati Uniti? Negli Stati Uniti l'elite sono le elite che fanno il business. Le elite politiche a cui noi europei siamo abituati, non sto parlando dell'Italia, noi europei siamo abituati, lì sono rarissime. Ci sono due tipi di elite. Sono le elite dei politici senza cariche politiche, e sono politici e sono le elite che fanno di tutto per entrare a influenzare i politici. Perché voi pensate a uno come Reagan, pensate a uno come a Nixon, se voi pensate a Nixon, subito pensate a Kissinger, se pensate a Reagan, pensate a tanti intellettuali che lo hanno aiutato. Se pensate a Clinton, c'è Madeleine Albright. Se pensate a Obama, c'è uno che si chiamava Axelrod. Se pensate a quello che c'è adesso, poverino Biden, pensate a Anthony Blinken. Negli Stati Uniti non c'è la carriera del politico professionale alla Weber come siamo abituati ad averli noi in Europa. Non gli interessa né a chi ha il potere, perché il potere è economico, non gli interessa alla gente che vive nelle sue case e legge le radio locali e solo quelle, legge, ascolta le radio locali oppure ormai vede lì. Ci sono costoro, e costoro hanno molto potere, questi intellettuali di think tank. Pensate tutto al periodo dei neocons all'epoca di Bush. Pensate a questi nomi che ho fatto.
Quale responsabilità hanno costoro, i quali spiegano e tengono e spingono i presidenti degli Stati Uniti ad agire come agiscono? Chi sono e perché sono come sono? Quasi sempre lo sono perché, naturalmente, il re dei re è Kissinger, però abbiamo l'ultimo che è Blinken. Quasi sempre sono ebrei che sono arrivati dall'Europa dell'Est con due principi fondanti: l'amore per l'America, l'odio per la Russia, per l'impero sovietico. Comunque, questi due sentimenti. L'amore per l'America si accompagna a che cosa? A un grande disprezzo nei confronti degli americani. Sono loro che capiscono, devono spiegare agli americani che cosa fare. Insisto, Kissinger è così quasi l'immagine perfetta. Nei confronti della Russia, che cosa hanno? Hanno il fatto che sono andati via. Sono andati via dalla Russia quando la Russia accusava gli ebrei di bere il sangue dei bambini per fare il pane azimo a Pasqua. Sia chiaro, ciascuno di loro, cominciando dal nonno di Anthony Blinken, c'ha questo alle spalle. Non ce l'ha Kissinger, perché Kissinger era figlio di un preside, cioè era già di una estrazione sociale più importante. Madeleine Albright, che si chiamava in tutto altro modo, si è sposata ad un cattolico perché non fosse considerata ebrea, però lo era e doveva vendicarsi di quello che avevano subito i loro antenati. E come poteva vendicarsi? Dando forza al primo e vero nemico che aveva la Russia, l'Unione Sovietica e la Russia, che era l'America. Questo è un elemento che sembra quasi marginale, infatti non lo ricorda, non lo mette fuori quasi nessuno, e invece ha avuto un enorme e ha un enorme impatto sul comportamento dei presidenti. Vi faccio il caso di Clinton. E cosa è riuscito a combinare Clinton nei paesi, nei Balcani e nella Jugoslavia? Vi potrei fare tanti altri casi, però non voglio allungarmi. La cosa che dovete tenere presente è che in America non c'è uno come De Gasperi e come Togliatti, per rimanere nel nostro campo. Non c'è come uno come Churchill, non c'è uno come De Gaulle, non ci sono, anche se facevano altri mestieri. Churchill era un grande giornalista, De Gaulle era un generale, però hanno agito come politici professionali. Lì non è possibile, non gliene importa niente. Prima di tutto è questo che deve essere presente. C'è un'unica eccezione nella serie dei presidenti, poi passo agli ucraini. L'eccezione è Lyndon Johnson, che venne ammazzato, che sostituì Kennedy, abbassato ancora non sappiamo perché, ma per la cui elezione. E queste cose dobbiamo saperle e non dimenticarle. Successe questo, che il padre, che era uno a livello di Gava, non so se voi avete idea di chi fosse Gava, era uno veramente importante. Questo signore, che era l'ambasciatore poi in Inghilterra, mancavano 50.000 voti perché Jack fosse eletto presidente. Lui telefona al sindaco di Detroit
gli dice: scusa, ma tu gli irlandesi li hai fatti votare tutti? E quello dice: sì, hanno votato tutti, hanno votato Jack. Ma e lui è il padre. Gli dice: ma hanno votato anche i morti? Sono state desecretate queste cose, non me le sto inventando io. Mi piacerebbe inventarle, ma non le ho inventate. Ma hanno inventato anche i morti? E quella ha risposto: beh, i morti. Falli votare. Ha avuto questi 50.000 voti ed è arrivato questo grande presidente che fu Kennedy, fu ammassato e così via. Appunto, è il paese dove si ammazzano, però si erano ammazzati prima nell'Ottocento. Quello ammazzato, poi basta, no, non perdiamo tempo. Va bene, volevo insistere su questo. Morto Kennedy, divenne presidente l'unico politico professionale di tipo europeo. E perché di tipo europeo? Perché sapeva gestire il Senato e il Congresso e perché impose un welfare di tipo europeo, che poi è stato abbandonato. Però per la prima volta impose un welfare di tipo europeo. Era un politico professionale. Ma è un caso. Tutti quelli che sono venuti dopo sono venuti perché erano stati portati dagli uomini del denaro, del business, compreso Obama, che è stato portato dai big tech, a cui che fosse nero non gliene importava niente. Era una novità e andava bene come le loro novità, perché loro erano gli alfieri delle novità. Allora, questo che cosa significa? Significa che noi ci troviamo scoperti, noi europei, ci troviamo scoperti dinanzi alla incapacità dei presidenti americani e in generale della politica americana di far fronte ai guai che combinano. Se voi pensate dalla Corea, fino a quando sono scappati dall'Afghanistan, non hanno mai vinto una guerra e adesso hanno cominciato questa. E su questo vorrei passare al secondo punto. Ora, quando noi consideriamo l'Ucraina, dobbiamo decidere se stiamo a sentire Anthony Blinken e gli americani o se stiamo a sentire noi europei, io non dico, no, non sto dicendo Putin, noi europei e quel che sappiamo dell'Ucraina. L'Ucraina è un paese veramente complicato perché come Stato-nazione è stato. Si è formato dopo la fine dell'URSS, però aveva ricevuto da Lenin e da Stalin, come tutte le altre repubbliche, l'etichetta di essere una repubblica dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche. E aveva avuto da Khrushchev in regalo la Crimea. La cosa che dobbiamo tenere presente, anzi, dobbiamo tenere presente due cose. L'Ucraina ha avuto, assolutamente per caso, la possibilità di utilizzare, usufruire di tre, dico tre, segretari generali del PQS, che si chiamano Khrushchev, Brezhnev e Chernenko. C'è stato un piccolo in cui c'è stato Andropov prima che arrivasse Gorbaciov. Che cosa hanno fatto questi tre
segretari generali, soprattutto i primi due, perché il terzo è anche durato poco. I primi due, Khrushchev e Brezhnev, sono durati quasi 30 anni, hanno industrializzato il paese, che era un paese agricolo come il Cavaliere delle Puglie, e dove si mangiava benissimo, un paese bellissimo. Kiev è bellissimo, ci sono state, è una città stupenda. Ogni volta che cadono le bombe, il mio terrore è che cada una bomba sul Palazzo Mariinsky, che è una cosa straordinaria. Però ecco, la possibilità che ha avuto questo paese di 45 milioni di abitanti è di essere industrializzata, e sia per quel che riguarda l'industria, sia per quel che riguarda l'agricoltura, dopo quella tragica collettivizzazione di cui tutti sapete, fatta da Stalin, sono state industrializzate ed è diventato un paese ricco e potente, anche perché, e questa per iniziativa di Brezhnev, venne dotata di l'industria nucleare, industria nucleare a cui poi rinunciò nel 1994. Adesso piangono per essersene liberati, perché non avevano tutto quello che serviva per voi per farla andare avanti. Però tutto quello che c'era, dalle strade, i ponti, l'elettricità, le fabbriche, le grandi aziende agricole, sono state fatte tutte dai tre segretari generali del PQS. E perché? Naturalmente perché volevano dotare la loro terra di origine di tutto quello che era il meglio, e per i sovietici il meglio era l'industrializzazione. Ma poi anche perché era il modo per mettere calma e quiete. Posso continuare? Posso continuare? Sì. Ditemi quando lo smette, me lo Va bene. dite. Non la loro. Me lo dite voi. Loro è 5 minuti? Beh, se sono 5 minuti non ce la faccio. Vabbè, 7,5. 7,5. Allora, erano la loro, tutto quello che hanno costruito i russi l'hanno fatto per portare gli ucraini, per portare la pace tra ucraini e ucraini. Perché gli ucraini sono sempre divisi tra filo russi, filo polacchi, perché gran parte di loro erano di origine polacchi, e poi filo ucraini. Si sono divisi e hanno combattuto tra di loro, armi alla mano, sia nella prima guerra mondiale, con un che si chiamava Petliura, un bianco, che creò grandi problemi ai rossi fin quando i rossi lo sconfissero. Ma il peggio arrivò con la seconda guerra mondiale, quando Stepan Bandera andò incontro, e dietro di lui c'erano 4-5 mila ucraini, ai tedeschi col pane e il sale, e dissero: "Siamo vostri, combattiamo insieme a voi." I tedeschi finsero di dire di sì, e poi li fecero fuori, cominciando, e mandarono Bandera via, ma è rimasto nel cuore degli ucraini, a tal punto che nel 2014, quando ci fu
la grande divisione vera con la Russia, in piazza Maidan, eressero una statua a bandiera, e questa statua a bandiera c'è e viene osannata molto più che Navalny in questo periodo in Russia. Era un paese enormemente contraddittorio. Gli uni odiavano gli altri e i segretari generali del PKUS, ucraini tutti e tre, uno minatore, Khrushchev, l'altro operaio, Brezhnev, il terzo piccolo impiegato, Chernenko, fecero di tutto perché, industrializzando il paese, gli ucraini si calmassero. Evidentemente non ci sono riusciti, ed è questo di cui dobbiamo essere consapevoli. E dobbiamo essere consapevoli noi, come lo era Putin, di cui possiamo dire tutto, ma siccome lui lo cita, io mi permetto di citarlo pure io, e di leggere quello che lui scrive, di quello a pagina 80, e che riguarda la Conferenza di Monaco. Conferenza di Monaco del 2008, quando per l'ultima volta i russi cercarono di essere accettati dagli occidentali, dagli americani, dagli inglesi, dai francesi, ma soprattutto dagli est europei, che gli americani avevano fatto entrare nella NATO quando, nei primissimi anni del 2000, dopo aver promesso a Gorbaciov che non sarebbero entrati. Scrive, dice Putin, e voi mi permetterete di leggerlo, ma in Ucraina un terzo sono di etnia russa. Su 45 milioni di persone, 17 milioni sono russi. Ci sono regioni in cui vive solo la popolazione russa, come per esempio in Crimea. In generale l'Ucraina è uno stato molto complicato. L'Ucraina, nella forma attuale, è stata creata in epoca sovietica, ha ricevuto i suoi territori dalla Polonia, dopo la Seconda Guerra Mondiale dalla Cecoslovacchia e dalla Romania, e attualmente non tutti i problemi sono stati risolti, come nelle regioni del confine con il Mar Nero. Il suo modo di risolverlo, quello di Putin, è stato quello che voi sapete esattamente come lo so io. Però la cosa da mettere in evidenza, e lui è bravissimo a metterlo in evidenza, lui racconta la storia anno per anno per come sono andati i rapporti tra l'Occidente e la NATO e l'America e l'Inghilterra in primo luogo e la Russia. E sono stati rapporti sempre conflittuali. Perché l'America aveva, veramente c'è ancora qualche altro minuto? Siamo in conclusione. Siamo in conclusione. Posso dire un'ultima cosa? Perché l'America, dopo aver detto quello che ho detto prima, e cioè che non hanno il personale politico tipo De Gasperi e Togliatti, vedete, io nomino questi due e basta, hanno due correnti. La corrente dell'interventismo da Wilson e la corrente dell'isolazionismo, quello di Trump, che sta dietro l'angolo, che ci sta aspettando dietro quella porta. Loro hanno queste due correnti e quando le hanno messe da parte, le hanno messe da parte come unipolar moment,
come il momento in cui si sono ritrovati Power Politics e come Power Politics potevano fare quello che volevano. E loro che cosa volevano? E dal loro punto di vista avevano ragione. Fare della Russia e dell'Europa, di noi, dell'Unione Europea in generale, pezzi di mondo a loro subalterni. Ci sono riusciti con noi nel migliore dei modi. Con la Russia si stanno scontrando. Speriamo che invece si mettono in alto un tavolo. Ho finito. Ho finito. Sono stata utile o no? La parola al professor Giuseppe Vacca. Personalmente devo rendere pubblico un sentimento preliminare. Io sono molto grato a Minolfi, non lo conoscevo prima di leggere questo libro, che mi era stato un po' annunciato da Alex, Ebel, prima ancora che uscisse, sebbene avesse già pubblicato anche su Studi Storici, quindi avrei dovuto conoscerti. Forse perché hai il merito di non essere stato incasellato in cordate accademiche. Ne paghi il prezzo, ma ne ricavi una straordinaria libertà, assai rara nei commentatori e negli politologi e negli storici contemporaneistici. Dico per comodità del nostro paese, in realtà non è solo del nostro paese, di questi tempi. Questo non è solo un libro molto bello, è un libro molto importante. Io cercherò di dire solo alcune cose che si vanno a sommare a quelle che già avete ascoltato. Innanzitutto perché, diciamo, gli avvenimenti di Ucraina, diciamo così, in particolare quelli dal 14 in poi, erano scomparsi dalla scena delle grandi narrazioni dei media. Faccio una parentesi, se vi va, se voi, qualcuno di voi ama leggere questi documenti, consiglio di leggere l'ultima intervista di Putin ad un giornalista della destra americana, sono 50 pagine. Però è anche tradotta in italiano, in cui se la sbriga rapidamente, ma credo con profonda ragione, l'informazione è interamente dominata dagli Stati Uniti. È l'unica cosa che continuano a dominare, pur vivendo un periodo di progressiva regressione e crisi profonda, interna e internazionale. Ma su questo dirò qualcosa rapidamente nel corso di questi pochi minuti. Perché? Perché è molto raro, o almeno per me, che non sono uno specialista di storia contemporanea, nel senso di storia internazionale contemporanea, salvo come la si definisce, o storia delle relazioni internazionali, o storia economica, non so di cosa sono specialista, però certo, diciamo, sono un contemporaneista. Mestiere ex storia del pensiero politico. È molto raro leggere un libro di storia contemporanea che sicuramente è il libro di uno storico, non di un politologo che si occupa di storia, non di uno storico contemporaneista di tipo più o meno giornalistico che impapocchia pezzi di sociologia. Storico. Perché faccio questa sottolineatura? Perché è di uso corrente una convinzione per cui la storia contemporanea, che poi è un vecchio pregiudizio, non si può fare perché è troppo vicina e quindi più o meno è bene che venga trattata più o meno come la trattano i giornalisti, fino ad affidarla completamente ai giornalisti. Questo è, per dire, alcune delle categorie fondamentali che noi adoperiamo anche in sede, tra virgolette, scientifica per parlare della storia contemporanea, sono di conio interamente giornalistico, a cominciare dal lemma guerra fredda, che tutto è o può essere fuorché una categoria storiografica.
perché non indica i soggetti, al massimo indica, con linguaggio corrente, che diventa linguaggio storiografico, una condizione più o meno temporanea fra le principali potenze, che poi sono state lungamente due, e quindi non era la guerra fredda, era il bipolarismo, perché almeno individuava i due soggetti, che difatti, se si legge quello che io considero uno dei più bei libri di storia della guerra fredda, scritto da un italiano, Federico Romero, tre o quattro volte lui stesso dice, bah, guerra fredda, ma prima è il containment, poi è il rollback, poi è il disgelo, e poi è il dialogo, poi è la collaborazione, perché non funziona la categoria. Però queste sono, perché è molto difficile elaborare le categorie storiografiche per la storia contemporanea, da quando, per dirla con Gramsci, è storia direttamente mondiale, cioè dal 1914-18. Adesso noi siamo inondati di un'altra categoria giornalistica che usa abbondantemente anche Salvatore, ma su questo gli dirò qualche cosa. Per cui tutto è globale, tutto è globalizzazione, crisi della globalizzazione, globalizzazione neoliberista, globalizzazione vatte la pesca, è un altro termine giornalistico. Che vuol dire globalizzazione? Se ne può fare l'uso che si vuole. Vuol dire che il mondo è globale, in che senso? In senso geografico? Sì, dal 1492. In senso geopolitico? Sì, grosso modo da quando è finito quel bipolarismo, o come si dice, da quando è finita l'Unione Sovietica. Già è finita, non basta come categoria storiografica, è la premessa per definire una periodizzazione, ma come è finita? È implosa da sola, con qualche aiutino esterno, dentro che sistema di conflitti a livello globale? Ed era un globale che ancora non aveva dentro, e come attore evocato e in qualche modo legittimato, la Cina, che non era ancora la Cina del 2004, cioè del suo ingresso nel WTO, nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, l'Organizzazione Internazionale del Commercio. Allora, perché questo è un libro molto importante? Perché contrariamente, appunto, torno a dire, a quello che pensano soprattutto gli antichisti, che poi amano occuparsi di storia contemporanea, perché tanto la considerano una storiografia del tempo libero, cioè il codicillo giornalistico del loro mestiere, che la storia è la più complessa delle storiografie che si possa immaginare. Innanzitutto perché non può che partire da una definizione storiografica della categoria di storia mondiale, e poi poterne seguire le asimmetrie, le periodizzazioni, i conflitti, le distribuzioni geopolitiche, tenendo sempre conto della necessità dell'insieme, dell'intreccio fra tutti questi elementi della interdipendenza come caratterizzazione storiografica principale, o marxiana se volete, del mondo del Novecento. E questo libro lo fa in una maniera eccellente. Io, ripeto, non parlo da specialista, come per molti versi è Rita, ma ho cercato di leggere un po' di libri, soprattutto in questi in questi 10 anni, perché non ho aspettato il 24 febbraio del 2024 per accorgermi che 22, scusa, sì, grazie, del 22, per accorgermi che c'era una nuova guerra di Crimea. Questo era già chiaro dal 2014. Ed è molto singolare che mentre tutto il dispositivo del racconto mediatico che ha accompagnato questi 2 anni di guerra è tutto centrato sulla necessità di segmentare una cronologia striminzita, cito per tutti, vi sarà capitato, credo,
almeno una volta, è un gesto ripetuto da Paolo Mieli, ormai presentato in televisione come il più grande storico contemporaneo. Certo, sono giornalisti fascisti quelli che lo fanno, però sì. Però qui c'è un fatto certo, c'è un'invasione con un invasore e un occupato. Di questo dobbiamo fare la storia. Questo che sembra talmente, come, chi può dissentire? È esattamente la maniera per, diciamo, poter disporre di una narrazione che, in particolare in Europa, ma anche in altre parti dell'Occidente, penso soprattutto al Canada, possa convincere l'opinione pubblica a sostenere questa guerra per procura che si è deciso di fare in Ucraina dal 2014, prima di Piazza Maidan, di cui Piazza Maidan è il vero atto d'origine, come adesso è presente persino nella narrazione di Zelensky, ultime settimane, quando per celebrare la richiesta di aiuti per la presumibile seconda controffensiva, visto che la prima è fallita, non c'è mai stata in realtà, perché non erano in condizione di fare una controffensiva, e sono letteralmente allo sbaraglio. Oltre questo libro, per essere ancora più aggiornati, vi consiglio l'ultimo numero di Limes, Stiamo perdendo la guerra, è un libro, però. Lui ha detto, perché noi dobbiamo continuare una rivoluzione che abbiamo cominciato nel 2014. Qual era la rivoluzione? Era il colpo di Stato di Piazza Maidan, organizzato con varie truppe di tipo eredi di bandera, e diciamo, di cui esiste, la si può trovare anche sulla rete, persino una ripresa televisiva fatta da un'equipe di giornalisti indipendenti, in cui è evidente, perché risulta che comparivano, diciamo, truppe mercenarie che non si erano mai viste, agivano in incognito e mascherate. Ma c'era un regista, e questo regista era l'ambasciatore americano. È comparso una sola volta, poi è sparita, ma si trova. E finalmente anche Zelensky, data dal 14. Perché questo è importante? Perché, andrò molto rapidamente, penso. Perché questo modo di funzionare dell'universo informativo, uso un'espressione che condivido perché la società dello spettacolo, teorico Guy Debord, vecchio libro del 68, ma la prima intuizione di che cos'era questo mondo che poi è diventato sempre più multimediale, con intreccio di nuovi media, vecchi media, eccetera. È una costruzione che si impone ad un certo punto della storia dell'Occidente dentro un processo di non facile relazione o rapporto o contrasto fra la cultura americana e la cultura europea. Perché il fondamento della cultura americana è la rimozione del criterio di storicità. E non è un caso, questo si è venuto anche formando in maniera complessa dentro la storia di quel paese. Però se voi pigliate Papa Francesco, non a caso nella teologia del popolo di questi gesuiti argentini che si sono, diciamo, coalizzati in risposta all'egemonia della teologia della liberazione che loro consideravano cattivamente sociologica e americanizzante,
è tutto uno sforzo di ripristinare il rapporto fra teologia e filosofia, grande filosofia europea, proprio perché non centrate sulla eliminazione della storicità come chiave di interpretazione della politica. Avere un libro che risponde a questi canoni, che sono i migliori canoni dello storicismo europeo alto, non dello storicismo oggetto di beffa da parte degli intellettuali radicali europei, italiani, francesi degli anni 50, 60, 70, eccetera, ma storicismo, senso della storia, è un, diciamo, come devo dire, è una benedizione per chi vuole, non è che abbia molta possibilità di fare, sì, certo, facciamo, organizziamo anche, abbiamo organizzato anche delle straordinarie mobilitazioni per la pace, però non c'è nemmeno un punto di riferimento nelle forze politiche, altro che destra e sinistra, qui la gara è a chi è più americano, e non solo, americano significa una cosa precisa, significa americano di questa fase, e cioè in cui, diciamo, gli Stati Uniti hanno aperto una prospettiva nella storia mondiale che prevede, come è successo poco dopo il 24 febbraio del 22, la sospensione del processo europeo. Se c'è un senso a questa ossessiva utilizzazione del termine Occidente, nascondendo pluralità e conflitti e contrasti e differenziazioni che non devono, e che questo libro tiene ben presente, anche se io credo la crisi della globalizzazione, che è una chiave di volta della tua lettura, andrebbe più strettamente connessa al fatto che non c'è mai stata una globalizzazione che non fosse intrecciata con forme diverse ed evolutive di conflitto economico mondiale e poi di conflitto economico globale, al cui centro c'è la divergenza crescente di interessi fra Stati Uniti ed Europa a partire dagli anni 70 del secolo passato, quando per la prima volta gli europei si pongono il problema di una propria moneta per difendersi dal signoraggio del dollaro. Il primo disegno di una moneta europea è del 72, è di un economista tedesco. La cosa non si può fare perché non c'è ancora una maturità di forza di un mercato che possa avere il permesso dagli americani di subirla, perché non è che l'hanno mai amata. Poi l'hanno regolata soprattutto agli inizi di questo millennio in maniera tale che non esorbitasse da un compito caudatario rispetto al dollaro, ma nello stesso tempo le sorti del dollaro sono compromesse da ben altro. Da che? Da delinearsi di uno scenario che è il vero scenario da contribuire a far capire, per capire che senso ha questo che stiamo vivendo e perché è reale il pericolo di guerra, non il pericolo di guerra. Le guerre ci sono, questa è europea, ma non è la prima, quella balcanica che ha ricordato Rita. E di 30 anni prima, ed è cominciata deliberatamente per levare di mezzo la Jugoslavia in un'opera di contenimento della Russia verso uno Stato che sembrava essere disposto ad accettare con Yeltsin quello cioè di rinunciare ad essere una potenza mondiale, anzi una potenza minore che si riconosceva nella leadership americana, perché quella guerra balcanica serviva a levare di mezzo regimi che erano in vario modo utili alla proiezione mediterranea della Russia, dell'Unione Sovietica e poi della Russia. Questo è il quadro dentro il quale ci si muove, nel quale diventa reale il rischio di guerra e di guerra atomica, perché i principali artefici delle dottrine della guerra, delle strategie degli armamenti, i diversi complessi militari industriali, che sono il vero nocciolo del potere, della continuità del potere, ormai in tutti gli stati, quale che ne sia il regime e quale che ne sia la storia, perché questo è un altro elemento, diciamo, dell'ascito degli Stati Uniti d'America
nella storia di lungo periodo, arricchiscono i propri arsenali di guerre, di armi nucleari tattiche e ne studiano continuamente l'uso entro criteri di relativa sostenibilità perché non siano l'incendio totale del mondo. Noi danziamo su questo abisso. Allora, per chiudere, io ho trovato anche conforto personale nella lettura di questo libro, perché quando il 24 febbraio Putin ha invaso, quello che mi ha gettato, mi ha fatto conoscere una cosa che non avevo conosciuto fino alla tenera età di 83 anni, la depressione. Forse, come sempre in questi casi, le cause sono molteplici, però io l'ho percepita così. È la risposta che l'Occidente ha organizzato. Perché era molto evidente che quella risposta cancellava l'ipotesi di un processo europeo sul paradigma dell'Europa potenza civile, grande, uno degli attori di un mondo organizzabile secondo rapporti multilaterali e forme di cooperazione nella reciprocità, anche perché bene o male Gorbaciov aveva fatto pagare come prezzo a tutto il lavoro fatto per escludere la Russia, l'Unione Sovietica, prima dalla rivoluzione informatica e poi accelerarne la crisi, gli aveva fatto il calcio del ciuccio di promuovere l'unificazione tedesca e quindi cambiare completamente la carta geopolitica del mondo. L'unificazione tedesca è il più grande fatto storico geopolitico dopo la vittoria di Mao nel 49 in Cina. A datare dalla quale già comincia a delinearsi un mondo che è multipolare, che è una delle ragioni per cui nel lungo periodo lo schema bipolare non funziona per regolarlo. Figurati se può funzionare l'ipotesi folle di un neobipolarismo che, per semplificare tutto il resto, dovrebbe, diciamo, non si capisce che forma dovrebbe dare a questo mondo perché si possa regolare secondo una confrontation più o meno bilanciata fra Washington e Pechino. Vuol dire proprio, lei dice che non ci sono i politici di professione, e non c'è l'ABC della politica, della scienza della politica internazionale nelle elite americane. E non solo e non tanto perché, come dice lei, è il big business, ma ce lo spiegò già Eisenhower nel momento in cui terminò il suo mandato presidenziale. Ve lo ricordo, e come no. Però quello che mi impressiona è che dalle trasformazioni indotte dalla Seconda Guerra Mondiale è venuto a costituirsi un complesso militare industriale che tende a essere il vero nucleo dello Stato profondo. 1961. Esatto. E che poi prima facevo. È certo. Dopo che già nel 59 aveva avuto la resa di Gorbaciov, di Khrushchev, e cioè l'impegno di Khrushchev a rompere con i cinesi, a non dargli le tecnologie nucleari e quindi a scegliersi come terreno di stabilizzazione del potere sovietico l'Europa, perché era molto messa a rischio, c'era già stato il 56 ungherese, ma c'era sempre un fermento mica da poco, compreso il fatto che l'Unione delle Repubbliche Sovietiche, eccetera, erano 123 nel 1923, non è mai stato un grande terreno facile da unificare e da stabilizzare. Parentesi conclusiva. Io non credo che Putin bombarderà mai Kiev. Perché il progetto grande... Certo che no. No, tu ti hai detto che temevi. No, io ho una battuta. Io ti prendo in parola. Perché? Perché non temo loro. Certo, la grande Russia. La grande Russia, sono tre Russie. È la Russia di Kiev, è la Russia di Mosca e la Russia della Bielorussia. Bisogna essere andata lì
come sono stata io lì per rendersi conto di quanto è roba loro. Non c'è dubbio, è talmente roba loro che anche Zelensky è in qualche modo roba loro, in quanto è parte della parte più corrotta della nomenclatura oligarchica post-sovietica della Russia, che aveva la sua coda avvelenata e peggiore in Ucraina. Grazie. Grazie al professor Vacca, alla professoressa Di Leo, e abbiamo qualche minuto per sentire se avete osservazioni, domande, inquietudini, preoccupazioni, prima di dare la parola all'autore, che è vero che ha detto all'inizio ciò che volevo dire l'ho scritto, però forse sentire una sua parola. No, devo parlare per forza, deve dire la sua, se no io facevo un altro tipo di intervento. Beh, allora passeremo adesso la parola a Salvatore Minolfi. Io mi sono limitato prima veramente a una introduzione che poi è stata condivisa, mi pare, nel nucleo fondamentale. Questo è un libro che merita di essere letto, e quando finirete di leggere questo libro direte, come ho fatto io, per fortuna che qualcuno ha telefonato ad Andrea Mulas e ha detto: Andrea, presentiamo questo libro, quindi grazie della sollecitazione. E ne sono veramente personalmente grato. Però, qualche... Sì, adesso diamo subito la parola a lui. Un rilievo critico, perlomeno, un interrogativo, mettiamolo così. Io a Minolfi voglio farlo perché voglio sentire la sua argomentazione. Questo è un libro che delinea bene l'occasione mancata che è stata data negli anni 90, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, di delineare un ordine mondiale che fosse diverso da quello che poi abbiamo avuto per 40 anni di unipolarismo egemone, che insieme coniuga gli apparati, come dire, di dominio militare, dando soddisfazione al complesso militare industriale di cui parlava il professor Vacca, insieme al mercato, cioè al business, ai soldi. Fu un'occasione mancata per il mondo e per l'umanità, ma fu un'occasione fatta mancare da chi ha fatto scelte diverse. C'era questa possibilità ed è stata volutamente messa da parte. Tra i tanti testimoni, io ricordo che qualche mese dopo l'invasione, Giuliano Amato ricordava la possibilità che l'Unione Europea e la NATO avevano avuto, e per ultimo Solana, che era il Borrell degli anni 2000, diciamo, con l'adesione di Putin, di avere una alleanza che superasse la NATO, includendo anche i paesi dell'Est e l'Unione Sovietica. Allora, questa analisi su tutte le responsabilità occidentali è molto netta e spiega in gran parte origini e cause della guerra russo-ucraina. Credo però che non so se Minolfi sottovaluta, ma io personalmente darei un qualche rilievo maggiore di quello che è dato nel libro al tentativo
se volete, alla illusione neoimperialistica anche di Putin, perché l'imperialismo non è semplicemente quello occidentale Allora io su del questo. liberismo e del mercato. No, è una domanda che Sì, faccio intanto e questo. mi pare un po' troppo fugace quel No. rilievo che a un certo punto Minolfi fa Io invece sulla vorrei rispondere proprio su famigerata questo. dissertazione dell'unità storica di russi e ucraini che fece Putin in un suo famoso discorso, ma siamo già No, 2008. sotto No, Ah, quell'altro, sì. quella che Sì. Del riferisce Minolfi è già sotto, 21. ecco, è già 21. sotto gli ultimi Sì. avvenimenti. Ma in realtà ci sono discorsi di Putin in cui questa vicenda, che lui in qualche maniera sembra quasi assumere l'eredità dell'impero zarista, quasi saltando tutta, se non per criticarla, la vicenda che da Lenin a Stalin, lui dice, si irrita molto sul regalo che era stato fatto, ma sembra quasi collegarsi. E in questo discorso anche Lavrov alla fine ci entra con mani e piedi, perché quando Lavrov critica la politica di prossimità fatta dall'Unione Europea e dice: ma scusate, noi siamo accusati di avere sfere di influenza, ma cos'è la Eastern Partnership se non un tentativo di stendere la sfera di influenza dell'Unione Europea anche alla Bielorussia? Cioè l'eco di questo vecchio imperialismo zarista, io lo avverto, molti discorsi di Putin e in talune affermazioni dello stesso Lavrov. E a proposito di questo, faccio un'ultima osservazione. Sfere di influenza è una terminologia che nasce a Yalta e nel dopo Yalta. Quindi in qualche maniera è già tutta concezione del mondo fondato sulla geopolitica e in particolare sulla politica di potenza. Allora, Minolfi si ferma con l'ultimo capitolo, per stare ai fatti, a raccontarci e a analizzare ciò che è accaduto un attimo prima del 24 di febbraio di 2 anni fa. Però io chiedo, e lo chiedo anche a due illustri accademici e storici, ma quanto tempo ancora andremo avanti con le categorie della geopolitica? Non sono funzionali tutte quante alle egemonie delle grandi potenze? E se non cominciamo dal punto di vista intellettuale a mettere in discussione la geopolitica con tutto ciò che ne segue in termini di dominio e subalternità e di influenze, non finiremo mai. La guerra l'uomo l'ha fatto da quando esiste sulla Terra, ma nel momento in cui abbiamo avuto la possibilità di un diverso paradigma che ha scelto la pace, si sta dissolvendo e sgretolando. Mi chiedo se non sia il caso di cominciare a mettere in discussione questi concetti che finiscono con l'essere funzionali al dominio del mondo. Ecco, mi piacerebbe sentire Allora, non solo Minolfi, ma anche i nostri due io maestri. volevo ricordare che ho iniziato il mio discorso usando la categoria di power politics e non di geopolitica. Ora, la power politics è cominciata il momento stesso in cui è
è ricominciata alla vecchia maniera, il momento stesso in cui è caduto il muro di Berlino e poi quando è stata messa via la bandiera rossa dal Cremlino. Ci sono stati circa 10 anni, diciamo tra 10-12 anni, tra l'89-90 e poi il 2000, in cui c'è stata tutta una storia che non so se ai pochi presenti interessa che in pochissime parole io racconto. Questa storia ha riguardato la possibilità che si è aperta dinanzi all'America di non avere più paura della Russia come dell'Unione Sovietica come grande potenza e di entrare nelle città sovietiche, di entrare nelle città sovietiche, nelle università, nelle fabbriche, negli istituti di ricerca, con i suoi propri uomini. Uno dei quali è adesso un grandissimo paladino degli palestinesi e di quel che sta succedendo tra in quell'altra parte di mondo e si chiama Jeffrey Sachs. È un economista che interviene sulla questione ucraina. Ora, lui e molti altri economisti e diciamo professional americani sono stati accolti a braccia aperte dal circolo di Yeltsin, proprio nel momento in cui Yeltsin faceva a pezzi il sistema di pianificazione sovietica e faceva in modo che venisse distribuito dapprima un fogliettino, un veramente, adesso non mi ricordo come si chiama in russo, ma era proprio un foglietto in cui tu prendevi un pezzetto di Fiat e diventavi un pezzetto, un po' piccolo padrone anche della Fiat. Che faceva quello che aveva il pezzetto di Fiat? Si incontrava con uno che si chiama Khodorkovsky. Khodorkovsky è quel grande oligarca che adesso, dopo essere stato 8 anni dentro, a cucire scarpe di pezza, è tornato a fare Khodorkovsky fuori dal paese. E questo Khodorkovsky e tutte le persone come lui, non solo in Russia, ma in Ucraina, in Bielorussia e in tutto il paese, si prendevano questi pezzetti di carta, se li compravano con niente e diventavano padroni di questa. E come erano padroni? Beh, lo erano già come capitalisti, lo erano come capitalisti. In una sola notte a Mosca, il prezzo del pane nel 1992 è aumentato di 200 volte, 200 volte. Tant'è vero che dopo un po' di tempo quello stesso pane hanno preferito comprarlo all'estero, il pane russo, comprarlo all'estero. Questo è successo per circa 10 anni, fin quando Yeltsin, non per circa 10 anni, intanto è arrivato il 1996 e finisco quasi subito. Nel 1996 ci sono state le ultime elezioni, diciamo, libere nell'ex Unione Sovietica e c'era la possibilità niente di meno che uno come Zhuganov, cioè il capo del Partito Comunista Russo, vincesse su Yeltsin.
dalla mia università partivano ben tre esperti giovani per andare a fare gli osservatori delle elezioni. Uno di questi adesso è l'ambasciatore delle Nazioni Unite per l'Italia, si chiama Maurizio Massari. E altri due sono tutti e due esperti di ucraino. Hanno scritto un libro sulle elite ucraine. Questi tre andavano in questo paese dove si facevano le elezioni. E come si fecero queste elezioni? Si fecero con un sistema che a noi italiani e europei ci impressiona pochissimo, e cioè misero i computer dappertutto, e dove i voti erano superiori a quelli di Yeltsin, li rendevano inferiori a quelli di Yeltsin. E i soldi per tutta questa organizzazione di computer venne pagata, sapete da chi? Dal Fondo Monetario Internazionale, da quella che adesso c'è quella signora elegantina che si chiama Lagarde, elegantissima, cioè, che si chiama Lagarde. Fu il Fondo Monetario Internazionale che tolse di mezzo qualsiasi possibilità che niente di meno la Russia tornasse ad essere un paese con più partiti come era all'epoca. Il 1996. E di questa cosa gli americani erano così orgogliosi che quando io nel 97 sono stata a Boston per una conferenza degli esperti di quei paesi, il responsabile di quello che aveva avuto questa idea la spiegò pubblicamente e con le migliori parole di questo mondo di come loro erano stati capaci di cambiare la situazione. E su questo tipo di situazione che dovete misurare poi che cosa è successo con Putin. Putin fino al 2004, quando il nostro Berlusconi lo fece venire a Pratica di Mare, era convinto che l'Occidente lo accettasse come membro del suo club. E adesso io ho finito, vi chiedo scusa. Io però non ho capito bene di quante cose devo parlare, perché negli ultimi minuti sono venute fuori tutta una serie di questioni abbastanza impegnative. Quindi, per esempio, su quest'ultima storia, una storia serissima, cioè un'indagine del Time di Simon Schuster, il quale ricostruisce la truffa elettorale del 96. Beh, è una cosa importante. Clinton rimandò di un anno l'annuncio dell'allargamento della NATO. Voleva prima mettere in salvo Yeltsin, perché temeva ovviamente un contraccolpo qualora le elezioni fossero andate diversamente. Ma ormai si dà quasi per scontato che lì Yeltsin non aveva vinto, e che aveva vinto Zhuganov, cioè che aveva vinto, insomma, insomma, era una vicenda importante che appunto influì anche sulla programmazione della politica atlantica. Io ripeto, non so bene, dirò alcune cose, ma poiché ce ne sono alcune che sono state gettate un po' così, no? Compresa la questione dell'imperialismo, no? Che sono questioni molto grandi. Io alcune cose le ho evitate nel libro perché richiedono un... Sì. a grandi linee, potrei dire una cosa importante che io nel libro non dico, accenno soltanto, ma insomma la cosa mi ha molto stimolato il passaggio
di Beppe Vacca sul complesso militare industriale. C'è del vero e c'è più di quello che io scrivo nel libro, perché insomma è materia insomma, per un altro lavoro. E cioè, dopo la fine della Guerra Fredda, un'ipotesi imperiale, una vera ipotesi imperiale giaceva, ed è quella che emerge in quel documento del 92 che fu fatto trapelare da una manina del New York Times, no? Insomma, però probabilmente non tutta la classe politica americana era allineata su quella. Ciò che ha fatto diventare quel disegno, un disegno imperiale, e cioè l'idea di trasformare quello che prima veniva chiamato momento unipolare in un'epoca dell'unipolarismo, è il tracollo della Russia. E questo tracollo non è chiaro nel 91. Nel 91 finisce l'Unione Sovietica, ma non è chiaro insomma il destino della Russia. Il disordine russo degli anni 90, l'incubo, va bene, sociale oltre che politico della Russia degli anni 90, convince, diciamo così, molti esponenti delle amministrazioni americane che è il momento di pensarla in grande. Io interpreto così la pubblicazione nel 97 del libro di Brzezinski, La grande scacchiera. Perché nella grande scacchiera c'è con estrema sincerità, con estrema chiarezza, un disegno imperiale, perché c'è l'imperatore, ci sono i vassalli, i tributari, c'è tutto. Allora, questa ipotesi imperiale è un'ipotesi, diciamo così, moderna, che ha un suo fondamento, va bene? Il fondamento qual è? Se noi cancelliamo la power politics dai grandi stati del mondo e noi la riserviamo, è un dominio riservato degli americani, noi otteniamo la pace nel mondo, va bene? Perché la power politics è competizione. E la competizione significa una dinamica incessante di guadagni relativi al confronto dei guadagni assoluti che prometteva, no? Il Vangelo neoliberale della cosiddetta globalizzazione, che poteva occultare la sua struttura simmetrica, la sua struttura gerarchica, no? E insomma, tutto. Quindi dietro l'ipotesi della trasformazione del momento unipolare in un'epoca unipolare c'è il collasso della Russia. Quando la Russia crolla, la Cina è ancora piccola, no? Come presenza internazionale, si affaccia questa suggestione, noi facciamo il colpaccio, cioè veramente costruiamo la pace del mondo, perché quando abbiamo trasformato, insomma, tutte queste tigri potenziali in gattoni castrati, va bene, no? Cioè, rifacciamo su scala globale l'operazione che noi abbiamo fatto nel 1945, quando abbiamo trasformato i due poli alternativi potenziali del potere internazionale, cioè la Germania e il Giappone, li trasformiamo in potenze civili, che significa fate i soldi, ma non fate light politics. Quella non la fate, quello è dominio riservato nostro. Voi ci guadagnate perché voi avrete il mercato americano aperto, voi potete arricchirvi, potete fare quello che volete, però lasciateci comandare il mondo. Allora, quanto fosse realistica questa ipotesi imperiale, questo voglio dire è materia, no, di discussione, perché c'erano alcune persone in America che erano abbastanza lucidi da capire che un conto era stato integrare la Germania e il Giappone, e un'altra cosa sarebbe stata integrare il Brasile, la Cina. Kennan forse pensava più in riferimento, diciamo così, al contesto europeo, ma c'erano altri che dicevano: ma non è possibile questo, c'è cioè un sogno, eh? Allora, l'idea c'è che si potesse. Assolutamente, assolutamente. Ma la cosa è finita abbastanza presto. Allora, che succede?
a 3 mesi di distanza, nel 2001, abbiamo l'11 settembre e l'11 dicembre. L'11 settembre ci sono gli aerei su New York, l'11 dicembre entra la Cina nel WTO. Va bene? E nel frattempo gli americani si lanciano, no, in questa campagna della Global War on Terror che dura 10-15 anni, insomma, nessuno saprebbe dire bene qua. Allora, se politicamente ed economicamente è già fallito a quel momento, perché prima dell'11 settembre, io ne ho parlato in un altro libro che si chiama Tra due crolli, e il primo crollo è quello del muro di Berlino. Il secondo crollo è più ambiguo perché prima dell'11 settembre crolla la favola della New Economy, perché tutti i guadagni di borsa sui quali era stato costruito il prestigio delle amministrazioni democratiche negli anni 90 finirono in una crisi che azzerò tutti i guadagni degli anni 90. Cioè era un operatore di borsa che commentò così la crisi delle dot-com e come se gli anni 90 non fossero mai esistiti. Io questa cosa l'ho scritta su studi storici. Quindi, per quanto mi riguarda, loro tra il 2000 e il 2001 hanno già chiuso, cioè è già finita questa ipotesi imperiale. Perché non ha retto, perché i fondamenti di questa erano. Qua, secondo me, viene però, emerge un altro discorso, e cioè il discorso che faceva prima, Beppe sul complesso militare industriale. All'inizio del 2000, io accenno soltanto nel libro a questa questione, ma questa è una questione importante. Nei primi anni del nuovo secolo, una cosa molto più concreta comincia a nascere e più pericolosa all'interno dell'apparato militare americano. E cioè la cosa viene fatta trapelare attraverso un giornale, cioè un magazine di diffusione internazionale come Foreign Affairs, ma soprattutto con un saggio su International Security, che è un trimestrale specialistico di Harvard, della Kennedy School of Government, di studiosi specialisti di questioni nucleari, i quali in sostanza, in due articoli diversi, uno più di massa, diciamo così, per Foreign Affairs, un altro più per specialisti, trapela l'idea che sta per essere di fatto superato il MAD, cioè lo scenario della mutua distruzione assicurata. E che vuol dire? E vuol dire che sta per essere superato quella concezione puramente dissuasiva, deterrente delle armi nucleari, che era affidata, io non so quanto mi debba spingere su questo argomento, era affidata all'esistenza del secondo colpo. Cioè negli anni 50, 60, 70, diciamo così, era affermata una visione prevalentemente dissuasiva, perché nessuno dei due schieramenti era veramente in condizioni di fare un attacco a sorpresa senza che dall'altra parte sopravvivesse uno stock di armi nucleari tali da poter lanciare il secondo colpo. No? Questo secondo colpo rendeva assolutamente impraticabile l'idea del colpo disarmante. E quindi di fatto condannava le armi nucleari a questo ruolo di pura e semplice deterrenza. Non lo fate, tant'è che poi in gergo il MAD significa il matto, no? Era la mutua distruzione assicurata. Gli americani, un pezzo del complesso militare industriale americano si convince che loro l'hanno superato il MAD, che sono non soltanto attraverso la tecnologia, diciamo così, degli ombrelli antimissilistici, la tecnologia del Patriot, sono in grado di intercettare, ma soprattutto sono in grado di stanare. Cioè il vero problema della deterrenza nucleare era nella localizzazione, soprattutto dei sottomarini. E in questo articolo si faceva tutto uno sfoggio di tutte le tecniche che ormai erano note per localizzare. Ma voi capite che significa? Significa se noi andiamo a uno scontro nucleare, scordatevelo che ci sarà il secondo colpo, non ci sarà. Quindi noi siamo nell'epoca della primacy nucleare. Primacy.
questo messaggio è ancora più destabilizzante di quello del facciamo entrare l'Ucraina nella NATO del 2008. Questo messaggio viene accompagnato da passi molto concreti. Nel 2002 gli americani abbandonano l'ABM, e l'ABM era l'Anti-Ballistic Missile, che era un trattato sottoscritto 30 anni prima, che serviva a garantire il carattere deterrente delle armi nucleari. Cioè, io mi impegno a non costruire scudi missilistici, perché altrimenti potrei generare in te legittimamente l'idea che io mi sto costruendo lo scudo, ma la mia lancia ce l'ho sempre. E l'equilibrio nucleare era tutto un equilibrio tra la lancia e lo scudo. Se io mi ritiro dall'ABM, sto facendo un gesto strategicamente terribile, perché sto annunciando l'idea che io mi voglio sottrarre alla disciplina della deterrenza nucleare. Quindi io sto uscendo dall'orizzonte del MAD. Allora, molto brevemente, che succede? Questo è secondo me quello che allarma realmente la leader, accanto al fatto non ne vogliamo sapere di te, scordate, non entrerà mai nella NATO. La NATO non si trasformerà mai nell'OSCE, va bene? Che sono due cose completamente diverse. Un conto è la difesa comune e un conto è la sicurezza collettiva. La difesa comune è sempre noi contro loro, c'è sempre il limes. La sicurezza collettiva significa che c'è una presa in carico complessiva del problema della governabilità, non c'è la divisione. Questo. L'Unione Europea fa capire che non se ne parla proprio di portare dentro, neanche in prospettiva, un paese così grande. Tutte queste cose forse già sarebbero bastate a capire che l'onda dell'89 si era esaurita e che si trattava solo di gestire questo limes, ma questo limes era lì, abbastanza visibile. Quando arriva il messaggio, noi ci ritiriamo dall'ABM e fai uscire una serie di saggi in cui alcuni specialisti americani dicono il MAD è un ricordo del passato, stiamo navigando verso la nuclear primacy. Il Cremlino si allarma seriamente e fanno una scelta. La scelta che porterà primi al mondo i russi a portare verso i vettori, come si chiamano, scusate, c'ho un vuoto, ipersonici. La tecnologia ipersonica mette in soffitta tutti gli scudi antimissile. Lì ha investito massicciamente. Però intanto che faceva questo, e questo è tutto quello che sta dietro la guerra in Ucraina, prima che si consolidasse la tecnologia a livello strategico, perché il Sarmat è entrato in linea alla fine dell'anno scorso, va bene? Che è un missile intercontinentale, quindi con valenza strategica, non con valenza tattica, che fondamentalmente ha un motore ipersonico. Ma prima che entrasse questo, secondo me la guerra in Ucraina è stata anche questo. Io non l'ho tratto questo tema nel libro, ma perché loro hanno voluto portare la crisi fino all'ultimo per mettere alla prova, di fronte al fatto che tu, sì è vero, tu sei una potenza nucleare, perché coloro che hanno detto sin dall'inizio smettiamolo di fare questi giochi così stupidi come Leslie Gelb. Leslie Gelb è stato per 10 anni... il presidente del Council on Foreign Affairs a New York, insomma il più antico think tank americano, e che è nato nel 1920-21 e fondò appunto Foreign Affairs, e non ha mai creduto a questa. Diceva noi dobbiamo negoziare, loro sono una potenza nucleare, non si discute, dobbiamo capire come dobbiamo risolvere questa follia, diciamo, della crisi in Ucraina. Ma è chiaro che c'è chi ha pensato che l'Ucraina poteva essere il momento nel quale si metteva alla prova questa crisi, cioè questa possibilità. Cioè tirare una crisi militare sapendo che il Cremlino non avrebbe mai potuto agitare, sbandierare l'idea che c'è un limite a tutto perché ci sono le armi nucleari. Nel frattempo la situazione tra Russia e NATO si era completamente capovolta dal punto di vista strategico, perché
negli anni della Guerra Fredda gli americani consideravano molto bassa la soglia di impiego delle armi nucleari perché avevano dinanzi lo spettacolo di una superiorità convenzionale del patto di Varsavia. Per cui l'Unione Sovietica faceva professione di no first use e invece gli americani avevano una soglia abbastanza bassa, avevano sviluppato la dottrina della risposta flessibile, cioè che la catena secondo la quale si scivolava dal convenzionale al nucleare era una cosa insomma che finiva insomma che doveva essere gestita nella contingenza. Dopo la fine dell'Unione Sovietica, la Russia ha rielaborato completamente, la situazione si è capovolta, ovviamente, perché i russi non fanno più mistero che per loro l'arma nucleare tattica, di fronte a uno schieramento che, insomma, rispetto al quale la Russia rappresenta il 3% del PIL di tutto il blocco occidentale, e quindi non hanno assolutamente la possibilità di fronteggiare una emergenza bellica che veda un vero e proprio contatto fra questi due schieramenti, il Cremlino ormai ha inserito nella sua dottrina militare ufficiale il fatto che si ricorre alle armi nucleari tattiche. Nel frattempo, dalla crisi del 14 ad oggi, la situazione strategica è evoluta in modo tale per cui è stato riabilitato il meccanismo deterrente strategico russo, per cui siamo in una follia che non è più gestibile. E anche a livello militare, quindi, quel discorso che a livello economico e politico era, a mio modo di vedere, già fallito alla fine degli anni 90, è ora fallito anche a livello militare. Questo è il problema dell'inerzia con la quale i grandi apparati della sicurezza pensano il mondo, avviano i processi e poi, diciamo, diventa difficile fermarli perché devi riconoscere che le cose sono andate diversamente da come tu le pensavi. Io non lo so, mi fermerei. Ci sono anche tanti altri temi che io non ho affrontato, però insomma. Discuterei quando farai il tuo film. Va benissimo. Volevo dire un'ultima cosa. I russi sono bravissimi a nascondere questa loro capacità in quelle che chiamavano città chiuse. Non avevano un nome, avevano dei numeri. Questi numeri, dentro a queste città chiuse c'era il fior fior di scienziati e di tecnici con un livello di vita uguale a quello occidentale. E chi entrava in queste città chiuse sembrava di avere eccetera e avevano la possibilità e la capacità di fare quello che ha detto lui. C'è stato un momento in cui i russi, come è tipico dei russi, hanno preso per in giro gli americani. Questo momento riguarda i primissimi anni subito dopo la fine dell'Unione Sovietica, quando aprirono due o tre porte a due o tre città chiuse e fecero entrare gli americani per far vedere che stavano distruggendo tutto. Allora, sempre per ragioni legate al ruolo precedente, mi è stato raccontato che cosa facevano in realtà i russi. Quando arrivavano questi tecnici americani, li nascondevano sotto a qualche cosa e facevano vedere gli americani che avevano distrutto tutto. Gli americani se ne andavano contenti e felici, cioè ormai non c'è più l'Unione Sovietica, c'è la Russia e la Russia è debolissima, possiamo fare tutto quello che vogliamo. E hanno continuato a imbrogliare e continuano ad imbrogliare. Come stamattina, quando è arrivato sto missile, è uscito il Corriere della Sera e ha pubblicato, ma niente di meno, stavano ammazzando Zelensky. Ma se lo volevano ammazzare, lo ammazzavano. Ma io ho finito. Grazie. Grazie. Non ancora, lo faranno. Dai, ma quale faranno? Quello è lui stesso, poverino.
che gli verrà un infarto. Guarda.